Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi concludiamo il nostro ultimo giorno di preparazione alla festa del Volto Santo che faremo domani mattina alle 7:30. E come vi ho detto nei giorni scorsi, oggi e domani affronterò proprio il cuore di questa rivelazione di Gesù alla Beata Madre Pierina de Micheli. Scrive la Beata Madre Pierina: l'ultimo giorno di maggio 1938, Madre Pierina sta pregando i piedi dell'altare e all'improvviso è circondata da una luce e le appare la Vergine Maria, che ha tra le mani uno scapolare formato da due flanelline bianche unite dai cordoni, come lo scapolare del Carmelo, per esempio. E su una c'è l'immagine del Volto Santo circondata dalle parole «Illumina Domine vultum tuum super nos», che vuol dire «Fa risplendere, Signore, il tuo volto su di noi». E sull'altra c'è un'ostia raggiante con le parole «Mane nobiscum Domine», che vuol dire «Resta con noi, Signore». La Madonna dice a Madre Pierina: ecco, oggi e domani affronteremo il messaggio che la Madonna lascia, che poi il beato Cardinal Schuster riconoscerà come autentico e che sosterrà e aiuterà Madre Pierina a diffondere questa devozione. La Madonna le dice: ascoltami bene e riferisci tutto esattamente al padre confessore. Questo scapolare è un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un pegno di amore e di misericordia che Gesù vuole dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. Siamo nel 1938. Oggi siamo nel 2018. Se oggi la Madonna dovesse dire qualcosa a Madre Pierina, chissà che cosa direbbe, visto il clima che aleggia oggi. Questo scapolare, che poi verrà sostituito con una medaglia che la Madonna dirà essere la stessa cosa, sempre a Madre Pierina, questo scapolare innanzitutto è un'arma, così la Madonna lo definisce, è un'arma di difesa. Noi abbiamo bisogno di essere difesi. Per questo è importante portare la medaglia del Volto Santo. Per questo Santa Teresa di Gesù Bambino, prima monaca di clausura carmelitana, si chiamerà del Volto Santo e comporrà lei stessa l'atto di consacrazione al Volto Santo di Gesù. Una bellissima preghiera composta da Santa Teresina. E per questo domani ci stringeremo tutti attorno all'immagine grande che abbiamo messo in chiesa del Volto Santo, per riconsacrarci al Volto Santo. Anche chi ha già ricevuto la medaglia si riconsacrerà nuovamente in questa forma solenne al Volto Santo di Gesù, perché abbiamo bisogno di essere difesi. Uno scudo di fortezza, dice la Madonna, definisce questo scapolare uno scudo di fortezza. Quindi capite, siamo in guerra, è una guerra. Una guerra contro l'inferno, contro il demonio. Un pegno di amore e di misericordia che Gesù vuole dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. Quindi, da una parte, questo scapolare è un'arma di difesa e uno scudo di fortezza. Abbiamo bisogno di essere forti. Non si può andare a combattere da deboli. Bisogna essere forti. Tutti dobbiamo essere forti. Ognuno nel suo stato, ognuno dove lavora, dove vive, tutti dobbiamo essere forti. Abbiamo bisogno di essere forti. Bisogna che il cristiano sia forte per affrontare il nemico, che è il demonio.
ed è nello stesso tempo anche un pegno di amore e di misericordia. Gesù vuole darci questo scapolare come segno della sua predilezione per noi, cioè a dire: io ti amo talmente tanto che ti do anche questo scapolare, questa medaglia, che porta su di sé, notate, due cose: il suo volto e l'Eucaristia. Cioè, sarà il suo volto, è il suo volto ed è l'Eucaristia che sono la nostra arma di difesa e che sono il nostro scudo di fortezza, non c'è altro. Perché, in che cosa, contro che cosa, no? Per questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. L'odio, partiamo dall'odio. Ma l'odio contro Dio e contro la Chiesa oggi è molto evidente, no? Oggi, come in tanti altri tempi nella Chiesa, pensate ai cristiani terribilmente perseguitati in varie parti del mondo, pensate ai cristiani della Cina, così tanto sofferenti, così tanto maltrattati, vescovi, sacerdoti, che vengono presi, incarcerati, fatti sparire, rieducati. Oggi va molto di moda, no, questo termine, la rieducazione. Rieducati per abbandonare Dio, per rinnegare Dio, per seguire i regimi, le ideologie, terribile, no? E non solo in Cina ci sono queste cose, pensate ad Asia Bibi, che tutti conosciamo, ormai famosa, della quale parla quasi più nessuno, che però lei è ancora là dentro, là, in carcere, perseguitata, perché non vuole rinnegare Gesù. E come lei tantissimi altri. C'è un'immagine, ho visto un'immagine su internet che fa vedere 100 cristiani cinesi che vengono condotti nei campi di rieducazione. Sono i nostri fratelli, Sono i nostri fratelli quelli lì. Chissà che bisogno, che desiderio avrebbero di avere accanto almeno un sacerdote. Magari tra di loro c'è anche qualche sacerdote legato che viene condotto in questi campi. Ma questo odio non è solamente là, è anche qua. Per esempio pensate a quelle manifestazioni dove donne mezze nude vanno a oltraggiare i luoghi sacri, dove anche questi su internet si vedono, dove ci sono questi ragazzi che si mettono a protezione delle chiese, vengono sputati, dipinti, insultati e quant'altro. Ragazzi cristiani che pregano in chiesa il rosario, che vengono portati via dalla polizia. Cose da pazzi. Anzi, non è cose da pazzi, cose da demonio. E non si dice niente, non si fa niente. Va bene così. Non va bene così. Non va bene così. Perché vedete, anche tra di noi purtroppo questa cosa aleggia. E questa cosa non va bene. Sembra di sentire San Paolo, no? Che dice: state attenti, almeno non divorarvi a vicenda. Questo scapolare ci servirà per superare questo odio, questa sensualità che trasuda dalla televisione, che trasuda dalla radio, che trasuda dai giornali, che trasuda dai discorsi che si fanno, dal modo in cui si vive. Mi sarà capitato di andare anche a chiedere a qualcuno una cortesia, un favore, di chiedere, non so, una gentilezza a qualcuno e vedervi chiudere la porta in faccia, magari malamente, magari trattandovi da stupidi, anche se stupidi non lo siete, capite benissimo, no? Cosa sta dietro certe parole melense e che in realtà nascondono un atteggiamento assolutamente irrispettoso, assolutamente cattivo. Ecco, questo scapolare serve per superare queste situazioni, serve per andare oltre queste situazioni, serve per dire: Signore Gesù, pensaci tu, fai tu, come diceva Don Dolindo, fai tu. Io fin qui posso arrivare, oltre non posso arrivare. Alle volte sembra che la cattiveria, sembra che la sensualità, l'impurità abbiano sopravvento, siano più forte, abbiano in mano il potere di agire. E come diceva il fratello di Giacinta, di Fatima,
lui diceva, che facciano quel che hanno voglia, vogliono comportarsi così e lo facciano. Io tanto riposo sul cuore della Vergine. Gli uomini possono fare quel che hanno voglia. Poi il Signore agisce e prende la storia e la gira come vuole Lui, grazie al cielo. Ecco, quindi mi fermo qui, domani affronteremo la seconda parte del messaggio. In questa giornata di preparazione al Volto Santo, anche il mercoledì delle ceneri, che ormai siamo prossimi, ecco, usiamola proprio per così, per riflettere, per ringraziare il Signore, per meditare su questo dono che il Signore fa alla Beata Madre Pierina e che poi lei porta tutta la Chiesa, per chiedere al Signore e alla Madonna la grazia di saperlo usare proprio come arma di difesa, di saperlo usare contro la sensualità, contro l'impurità, contro l'odio, e di saper anche patire, pensando a coloro che patiscono di più di noi, di saper offrire queste sofferenze, questo patimento. E anche se ci troviamo le porte chiuse in faccia, andiamo avanti. Noi andiamo sempre avanti, non dobbiamo mai fermarci, non dobbiamo mai arrenderci e stancarci, perché possono portare via tutto, ma una cosa nessuno può portarci via: il nostro amore per Gesù e il suo amore per noi. Ed è questo che vince il mondo. Sia lodato Gesù Cristo.